si è dato appuntamento qua a via Capitan Bavastro, sotto le finestre dell'assessorato alla mobilità del Comune di Roma, perché volevamo, come dire, sensibilizzare la nuova amministrazione sui problemi che ormai, diciamo, hanno portato la Roma Lido sull'orlo del collasso. Quindi siamo venuti a fare il sit-in, dopo aver scritto ben due volte all'assessorato, ma abbiamo scoperto che non ci hanno risposto perché l'indirizzo mail era sbagliato. Vabbè, ci hanno alla fine accolto, siamo saliti in una delegazione, abbiamo illustrato la situazione drammatica che ci troviamo a vivere, ma non solo. Questo probabilmente lo sapevano già anche loro. Abbiamo portato alcune proposte concrete, perché oltre a protestare noi proponiamo anche, quindi in buona sostanza si possono sintetizzare in il distacco di un paio di treni CAF dalla metro A e metro B per portarli sulla Roma Lido dopo averli adattati, perché servono adattamenti al pantografi e ai carrelli. Però in meno di 3 mesi questa cosa si può fare, come è stata fatta in passato. Questo per noi sarebbe una boccata d'ossigeno, per le metro sarebbe un leggerissimo degrado, perché loro per fortuna di metro, di treni ne hanno molti. L'altra cosa è di accelerare la manutenzione dei treni che stanno a OGR a Magliana, che stanno, come dire, battendo la fiacca, nel senso che il primo treno doveva tornare in esercizio il 15 novembre e ancora è passato un mese e ancora non se ne parla. Ecco, su questo noi crediamo che sia importante intanto reinternalizzare il servizio, perché ATAC ha le professionalità per poter svolgere questa attività piuttosto che darlo da fare fuori. E quindi questo garantirebbe anche una più veloce, appunto, messa in esercizio del treno. Questi sono due argomenti principe che abbiamo portato come proposte per l'emergenza che viviamo. Poi abbiamo elencato anche tutta un'altra serie di problematiche che vanno dalle stazioni costruende o in costruzione, impianti di traslazione. Insomma, abbiamo fatto una, diciamo, un'ampia discussione a 360 gradi. Ci sono sembrati, diciamo, interessati le persone che abbiamo incontrato, una persona che è il direttore responsabile delle infrastrutture, una persona dello staff dell'assessore, e alcune cose non le sapevano, le abbiamo dette, e quindi si è aperto un canale a cui ci hanno detto tengono molto, un canale informativo, eccetera. Vedremo nei prossimi giorni, loro riferiranno all'assessore, e noi gli abbiamo detto che la prossima settimana torneremo a bussare per capire cosa hanno pensato di fare, insomma. Quindi abbiamo sottolineato che servono azioni e non conferenze stampa.